Appena due successi negli ultimi 11 incontri, Coppa Italia compresa. È il momento di tirare una linea e pensare ad altro. Auteri ha sbagliato le sostituzioni, ha stravolto la squadra e nel finale il Teramo ha pareggiato senza rubare nulla. Nei primi 60 minuti un discreto Pescara, capace di aggredire, conquistare parecchie seconde palle, ma assai poco lucido nelle rifiniture, nella scelta da fare negli ultimi 16 metri. Rispetto alla grande mole di preparazione, le occasioni da gol nitide sono state oggettivamente poche. A differenza di Guidi, Auteri, ripetiamo, ha sbagliato i cambi. Un errore sostituire Ferrari con De Marchi, che prima punta non è. E infatti da quel momento in poi l'area avversaria non è stata più riempita. A posteriori sarebbe stato molto meglio affiancare De Marchi a Ferrari e rinunciare ad uno dei due esterni, di fatto insufficienti. Dai cinque innesti nessun apporto, squadra stravolta appunto e in generale tanta confusione. A 15 dal termine ci sta anche di abbassarti, dipende sempre da come lo fai. Di certo non puoi prendere gol con due avversari liberi, Bernardotto e Birligea, all'altezza dell'area piccola. Il primo, autore del pareggio dimenticato da Drudi, il secondo da ingrosso. Insomma, a prescindere dal bell'inserimento di Lombardo, su cui è in ritardo Frascatore, la solita grave distrazione del reparto arretrato, sfruttata appunto da Bernardotto al primo sigillo in campionato. L'attaccante del Teramo si è sbloccato dopo 8 mesi, l'ultima rete con la maglia dell'Avellino a Catanzaro, lo scorso 3 marzo. Invertita la tendenza, prima il Pescara segnava nei minuti finali, che invece ultimamente si stanno rivelando fatali. Si tratta del sesto pareggio stagionale, terzo all'Adriatico. Nelle ultime 11 gare, Coppa Italia compresa, appena due successi soffertissimi contro Fermana e Olbia e solo 11 punti conquistati, 10 invece nelle prime 4. Mancano, non c'è dubbio, tante cose. Ad esempio i gol di quelli che avrebbero dovuto essere i cannonieri della squadra, ovvero Galano e Dursi, finora un solo centro in due. E come già ribadito da tempo, rosa male assortita e disomogenea. Una marea di attaccanti, pochi centrocampisti e non tutti funzionali. La stessa difesa è da migliorare. E soprattutto il momento di tirare una linea e pensare ad altro. Le prospettive devono cambiare. L'obiettivo, farsi trovare pronti all'appuntamento con i playoff dal punto di vista tattico, tecnico e atletico. La stagione può avere ancora un senso, a patto che si lavori da subito per darglielo.